Da questo momento partono ufficialmente le mie 24 ore in auto. 10 e mezzo circa. E fino alle 10 e mezzo di domattina io dovrò stare in questa macchina. Non mi sarà concesso più toccare terra. Ho deciso di passare le prime 2 ore di questa sfida tranquillamente guardandomi un bel film, visto che mi sono portato il computer. Così da arrivare velocemente all'ora di pranzo. Che bel posticino che mi sono scelto per questa sfida, eh. Guardate qua. Che panorama. Ok, mezzogiorno e 40, queste prime 2 ore sono volate, però il computer è quasi scarico. Mi sono giocato tutto l'intrattenimento che poteva darmi il computer, oltre a tutti i giga che ho nel telefono per poter guardare le serie TV che mi sono guardato, ma adesso è l'ora di pranzo. Chissà com'è questa inquadratura. E ora vi spiego anche come mai ho deciso di fare questo video. Oltre al fatto che una sfida interessante era pormi quella di stare 24 ore dentro la macchina, e volevo provare a utilizzare per la prima volta fornellina a gas, pentola da campeggio, che non ho mai utilizzato da solo, e è bene imparare a usarli. E quindi ho ben deciso di provarli per la prima volta in macchina. E io adesso però come la apro la voliera? Missione compiuta. Ok. Sì. Mi sono anche portato uno sgabello per poter cucinare. Voi pensate che io vi abbia messo lì scendendo dalla macchina, vero? No. Sembra una faccina, il più e il meno di questo affare. Calmi. Calmi, calmi. Devo dire che in questo momento ho un po' paura per la macchina e un po' di più per la mia incolumità. Beh, Decathlon, ottima idea quella di attaccare con la colla della carta sul sotto di una pentola che deve andare sul fuoco. Mannaggia a voi. La fiamma non si vede, ma c'è. Chissà quanto ci metterà a bollire l'acqua. Boh, vediamo un po'. Mentre l'acqua lì inizia a bollire, prima mi ci sono cascati qualche cannucciotto a fare la foto di copertina. Io preparo il condimento, ovvero panna e würstel. Ok, direi che è il momento di buttare il sale. Giriamo il nostro bel cucchiaino. Mentre la pasta cuoce vi spiego come mai volevo vedere se riuscivo a dormire in macchina, a prepararmi da solo da mangiare con il fornellino da campeggio. Perché quest'estate o comunque in breve tempo mi piacerebbe fare un road trip per l'Italia o anche estero con la macchina, dormendo in macchina e preparandomi da mangiare nei vari punti in cui dormirò. Motivo per cui ho deciso di unire l'utile al dilettevole e fare questo video. Esce, esce l'acqua, esce. Piano, piano, abbasso, abbasso, abbasso. Ora, parliamoci chiaro. Penso sia illegale, so che è illegale dormire in macchina. Però uno non è che ha così tanti soldi per poter dormire tutte le notti in hotel, ostello, dove capita. Sicuramente avrò la tenda dietro, ma casi estremi, estremi rimedi, no? Forse si può risparmiare qualche soldino, si fa sempre. Dai che ho fame. Ci siamo quasi. Con questo bellissimo paesaggio. Ah, già mi sento partito. Guardate che bel pranzettino mi sono fatto senza neanche scendere di macchina. Buon appetito. Sapete che adesso con questo venticello, il sole, questa vista, io un bel pisolino pomeridiano me lo faccio? Così vedo di passare un'altra oretta nel chill. Ora mi schiaccio una bella dormita. Ho finito il pisolino e che ore sono? Sono le 2:40. Direi che adesso per far passare un pochino il tempo mi alleno. Provo ad allenarmi in macchina, a corpo libero ovviamente. Vediamo cosa riesco a compicciare. Prima di allenarsi, come ogni allenamento che si rispetti, tenuta da allenamento. E non può mancare il cappellino di Francesco Zini, ovviamente, per un allenamento fatto per bene. Con questo fate 10 ripetizioni in più. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to... Non ho mai fatto esercizi
così stupidi. Anche oggi il nostro allenamento l'abbiamo fatto. Allora, sono quasi le 5, vediamo un po'. Azzeriamo il contachilometri così vediamo quanti chilometri facciamo oggi. Fino ad ora sono stato fermo, quindi partiamo da adesso. Sono abbastanza sicuro che il telefono non starà mai fermo lì. Qui c'è un dosso. Attenzione, il telefono regge. Cestino della spazzatura, direi posto perfetto. Qui al lato della strada dove buttare i rimasugli del pranzo. Mi ero messo qui a bordo strada a ricaricare il telefono e nel frattempo mi leggevo il mio fumetto per far passare un pochino il tempo e ho notato che ha iniziato a piovere e ha smesso subito dopo 5 minuti. Mi passo un altro po' di tempo a leggere, così faccio andare via un'altra mezz'oretta. Manca un quarto all'otto, direi che adesso, visto che non ho voglia di ritirare fuori il fornellino, poi fuori un po' più vigile, un po' no, è freddo, andiamo a mangiare il McDrive, che però si trova a 40 minuti di macchina da qui, quindi mi faccio questi 40 minuti, mi passo il tempo e mangio, ceno. Buonasera. Buonasera. Olè. Double Mac Chicken, miglior panino del Mac. A mani basse. Bene, ci siamo. Sono le 10 e dopo 83.8 km risono allo stesso identico punto di stamattina. Soltanto è fuori buio, adesso voi non potete vederlo. E direi che adesso preparo il lettino. Tanto dalla telecamera e il telefono non si vedranno, quindi è inutile ve le mostri, ma fuori c'è un cielo stellato pazzesco. Stasera mi addormento con le stelle. Mi sono preparato bene anche per la notte. Ed ecco la mia postazione per la notte. Ci sta, sì sì. Beh, io direi che ora leggo un pochino e poi me la dormo. Ci aggiorniamo se mi sveglio per qualche motivo. Buonanotte. Allora, sto flash. Aggiornamento delle 4 di notte, è decisamente freddo, scomodo, però fattibile dormire. Mettiamola così, prova a arrivare a domattina. Mamma mia, che nottata è stata. 8:47, circa un'oretta e mezzo e potrò finalmente uscire da questa macchina. Guardate qua con che bella vista mi sono svegliato. Allora ragazzi, io direi che fare un road trip in macchina è fattibile. La cosa peggiore oltre alla notte, ma che secondo me può essere migliorata con un piano di appoggio, ovviamente costruito magari in legno su cui appoggiare il tappetino, un mini materassino e poi il sacco a pelo, così da stare pari, perché stare in questa posizione qui con i piedi verso il basso mi si sono gonfiati i piedi praticamente, perché tutto il sangue è andato giù. Lo sento perché le scarpe mi stanno strinte e queste di solito mi stanno sempre larghe. Come vi ho detto è fattibile, e la condensa qua sul vetro. In questo periodo dell'anno in cui è freschino si crea tanta condensa. L'estate questa sarebbe già scomparsa perché sarebbe più caldo. E ora che sono le 10:30, finalmente sono passate 24 ore, quindi ho concluso anche la sfida di questo video. 24 ore in macchina. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi per vederne altri. Aspettatevi presto un road trip con la macchina per l'Italia. E noi ci vediamo presto in un altro video. Io scappo a farmi la doccia e a lavarmi i denti. Ciao ragazzi.